Quando si progetta qualcosa, un oggetto a livello ingegneristico, che sia un ponte, un telaio o in più generale dei componenti meccanici, nel caso delle automobili, c'è un parametro che si chiama coefficiente S e che sta per sovradimensionamento e questa, la Mercedes SL, è un'auto che mi ha sempre affascinato per questo aspetto. Ve lo spiego meglio nel video dedicato a quest'ultima generazione di un'auto che è un sinonimo di lusso e di eleganza ormai da 70 anni. Sto provando questa nuova SL in un percorso studiato da Mercedes tra Milano e St. Moritz. Mi sono fermato in questo primo punto di sosta, vedete, vicino a questo ruscello, sono a pochi chilometri dal confine tra Italia e Svizzera, dove ho fatto cambio con altri colleghi tra questa auto e la ibrida plug-in AMG GT4 63S, a cui ho dedicato un video separato. Ma qui posso farvi vedere la capote in tela che torna sulla SL dopo una ventina d'anni e che mi permette di riallacciarmi a quel discorso ingegneristico di cura per il dettaglio, cura realizzativa, perché vedete questa è una capote che ho fermato adesso per mostrarvela, che deve isolare dal freddo, dal caldo, dai rumori ed è molto compatta grazie a tutti questi cinematismi per recuperare spazio anche qui per i bagagli. E questa è una capota anche molto veloce nell'apertura e nella chiusura, che si può fare anche in movimento fino a 60 km/h ed è un altro elemento di cura, di attenzione al dettaglio che mi ricorda come in passato le Mercedes SL sono sempre state in assoluto nell'industria dell'automobile dei punti di riferimento per quel che riguarda la qualità. Sono due le generazioni che preferisco, la R107 degli anni 70, che era proprio veramente a un livello di perfezione che ancora oggi si vede dopo decenni di utilizzo di queste macchine anche sotto il sole, nei materiali, per esempio, per come sono invecchiati. E anche, e non è una cosa secondaria, su macchine così Spider e Cabrio che non hanno il tetto, in termini di solidità, perché la scocca è meno rigida a livello torsionale, quindi è più difficile da mettere a punto in termini di vibrazioni, rumorosità e accoppiamenti. Quindi scegliere bene quel coefficiente S che vi dicevo all'inizio del video, che è contenuto proprio nelle equazioni con cui gli ingegneri dimensionano tutti i componenti di un'auto, è secondo me un simbolo che riassume bene il successo che ha avuto questo modello nella sua storia e che è stato un modo per il marchio Mercedes di dimostrare quello che era in grado di fare in termini di qualità, una dimostrazione di forza, se volete. L'altra generazione di SL che ho sempre ammirato è quella degli anni 90, chiamata R129, che aveva tanti accessori elettronici a bordo, molto di più di un altro modello mitico come la Pagoda degli anni 60, e che di nuovo si ritrova oggi su degli esemplari usati, con tutti questi accessori che continuano a funzionare, e questo è l'ennesima dimostrazione della ricerca della perfezione nella progettazione e nella realizzazione di queste macchine. Poi c'è un esempio famoso che riassume di nuovo la filosofia con cui era stata concepita la SL con il motore 600, il V12, che era talmente equilibrato, vibrava così poco al minimo che ci potevate mettere una moneta in verticale senza farla cadere. Voglio provare anch'io con l'esperimento della moneta sul motore della nuova SL, che è un 4000 V8 biturbo con 585 cavalli e 800 Nm di coppia. Vedete, è ancora lì. E
in equilibrio, che richiama un altro legame storico che la SL ha a partire dal 1955, ora siamo all'ottava generazione, cioè il legame con le Mercedes da corsa, perché questa nuova SL è stata realizzata dalla divisione sportiva di Mercedes, la AMG, o come si pronuncia più spesso in Italia AMG, che ha sviluppato una nuova piattaforma per la SL, alleggerita e completamente dedicata a questo modello. Prima di continuare con altre caratteristiche di questa nuova generazione della SL, vediamo come è stato portato avanti nel tempo il carattere, la personalità di sportiva, però con carattere da gran turismo, che la SL ha, e quindi con soprattutto la coppia di questo motore, che mi interessa capire su queste bellissime strade svizzere, dove però i controlli sul limite di velocità sono molto rigorosi. Quindi, tra le sei modalità di guida disponibili, una per i fondi a bassa aderenza, un'altra in comfort, poi sport, sport plus, race, ho scelto la modalità configurabile a piacere per mettere il motore molto dolce e giocare con il cambio in modalità manuale per poter mettere su questi tornanti in salita come questo. Proviamo a mettere la quarta e sfruttare questi 800 Nm di coppia, con il carattere forte ma gentile di questo V8 e la taratura di tutti i comandi, lo sterzo, le sospensioni, anche il cambio, che è un 9 marce automatico ma senza convertitore di coppia idraulico, quindi con il sistema multifrizione che AMG ha usato anche in altri modelli in passato, che ti fa sentire la cambiata, però non è rapido come un doppia frizione, è un po' più rapido di un convertitore, ed è però un elemento che dà carattere, che distingue la SL nell'esperienza di guida. E poi c'è la trazione integrale con le ruote posteriori sterzanti, che vanno in direzione opposta rispetto a quelle anteriori in condizioni come queste, velocità basse con grandi angoli di sterzata per rendere la macchina più agile, oppure nella stessa direzione delle ruote anteriori sul veloce per dare stabilità, anche perché come prestazioni parliamo di uno 0-100 in 3,6 secondi e 316 km/h di velocità massima. Con questo livello di prestazioni ci stanno i freni carboceramici che si possono avere sulla nuova SL, anche se così sulla carta possono sembrare anche oltre la filosofia di una macchina così, però in realtà sono ben calibrati come taratura, soprattutto a velocità turistiche, che sono suggerite sia dal percorso del test drive di oggi ma anche dalla filosofia che secondo me una SL deve avere. Intanto ho cambiato posizione della telecamera perché vi faccio vedere anche un po' come si interagisce con l'interfaccia della macchina, a partire dalla capote, che adesso richiudo. Vedete, devo tenere premuto, trascinato, per avere l'azionamento della capote e non farvi dare diciamo dei riflessi. Adesso scendo con la velocità sotto i 60 all'ora, perfetto, e la macchina inizia la manovra di chiusura della capote, che vedete dallo specchietto, e che è un aspetto che ormai sta tornando su tutte le auto convertibili, diciamo così, dopo anni in cui sono diciamo stati presentati dei modelli che avevano questo automatismo solo a macchina ferma. Così come posso farvi vedere come l'MBUX, l'infotainment, il software Mercedes, è stato adattato qui con questa disposizione verticale a tablet. Vedete le modalità di guida di cui vi parlavo prima, sono 6, si possono comandare da qui sul touchscreen con vari settaggi, che poi sono anche riprodotti qui sul volante con questi rotori che si possono selezionare e anche cliccare
sono un po' ridondanti, ecco, diciamo che l'interfaccia non è intuitiva, così come le razze del volante delle ultime Mercedes non mi fanno impazzire, al di là che poi uno ci si abitua, come la logica, questa sì che funziona, di avere questa parte destra che vedete comanda l'infotainment al centro, mentre la razza sinistra invece va a cambiare le impostazioni degli schermi qui della strumentazione. Bisogna farci un po' l'abitudine, però non è la scelta, diciamo, ottimale per un utilizzo intuitivo. Per il resto, come livello di comfort, delle sospensioni, l'insonorizzazione, ma anche i sedili, che lo sapete, sulle Mercedes si regolano qui sulla porta, anche il sedile del passeggero a destra, cliccando questo tasto, può essere comandato da questa, vedete, che lo schienale viene in avanti da questo tasto, e poi c'è una chicca delle Mercedes Spider a cabriolet da qualche anno, che è l'air scarf, la sciarpa d'aria che si comanda da questo tasto e che adesso vi faccio vedere sul sedile del passeggero. È questa fessura qua della poggiatesta che nei climi, nelle stagioni un po' più fredde, è molto piacevole perché permette di viaggiare a cielo aperto con un po' di climatizzazione e anche una splendida sensazione di caldo al collo che vi permette di godere le selle a cielo aperto anche non necessariamente nella bella stagione. Mi sono fermato ancora una volta perché guardate dove sono riuscito a parcheggiare la nuova SL in riva a questo bellissimo lago, poco distante da St. Moritz, per fare due parole sull'estetica di questa nuova generazione, che già dalle foto quando era uscita mi era piaciuta molto, perché magari, ecco, la faccio vedere anche dal lato esposto meglio, non in controluce, ha questa carrozzeria levigata, forme molto pulite, eleganti, con dei richiami anche a, di nuovo, la storia Mercedes con la forma della calandra panamericana, e tecnologie come i listelli delle prese d'aria che si possono aprire o chiudere a seconda della necessità di raffreddare la meccanica oppure privilegiare la penetrazione aerodinamica CX 0,31. Tra l'altro, nel sottoscocca è presente anche un profilo in carbonio che fuoriesce abbastanza, 4 centimetri sopra gli 80 km orari in movimento per migliorare l'effetto Venturi. Poi vi faccio vedere, visto che ne abbiamo parlato, i freni carboceramici. Qui abbiamo gomme da 21, 275 davanti, quindi una larghezza notevole per l'avantreno, Michelin Pilot Sport 4S e 305/50, con, per concludere, guardate questa inquadratura, il discorso dell'aerodinamica, anche la presenza di uno spoiler che fuoriesce in automatico in velocità. Però vi lascio, ecco, con questo scorcio in controluce che secondo me rende giustizia alla bellezza estetica di questa nuova SL. Arrivato a St. Moritz, fine del test drive, e adesso vi posso ancora dire dei prezzi. Al lancio la nuova SL sarà disponibile, è disponibile con due allestimenti, Premium e Premium Plus, o Premium Plus se volete all'inglese, a partire da 199.000 euro oppure 203.000 euro. Come si va a posizionare nella sua categoria di appartenenza? Beh, per farvi un'idea, vi ricordo l'Aston Martin Vantage Roadster, che in realtà è più aggressiva come impostazione, meno potente e anche con un listino di partenza più basso, però condivide con l'SL il motore Mercedes V8 e poi ha il blasone del marchio Aston Martin, insomma la fa rientrare comunque di diritto in questa categoria delle scoperte di lusso, così come ovviamente la Ferrari Portofino, che ha un prezzo di partenza simile, 205.000 euro, e
motore ovviamente con una potenza adeguata e in linea con l'SL 620 cavalli, così come forse la rivale principale della, intanto guardate che bella quell'Audi 4 da rally, della SL, che è la Porsche 911 Cabriolet, che nelle versioni Turbo e Turbo S è in linea come potenza 581 cavalli e 650 cavalli e anche listino di partenza di rispettivamente 220.000 e 250.000 euro.